Charlie, quest'oggi vi vogliamo raccontare due storie sulle nonne. Nonne, 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 iniziamo da questo, Charlie. Si intitola La capra Marianna. Allora, vediamo questa nonna cosa combina. Eccoci qua. C'era una volta una nonna che per far fuoco e scaldarsi andava a raccogliere legna nel bosco. Un giorno si recò a far legna e al ritorno trovò la sua casetta occupata dalla capra Marianna. Capra Marianna, per favore, fuori di qua, disse la vecchietta. A chi capra Marianna fuori di qua? Ho i denti di ferro e corni all'antica, te li conficco nella vita, rispose decisa la capra. La nonna, piena di paura, ritornò avvilita al bosco e cominciò a piangere. E piange, 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 piange. Di lì passò un lupo e le chiese: cos'è, nonnina, che piangi così tanto? È per la capra Marianna che è entrata nella mia casetta e non vuole più andarsene, rispose la nonnina. Beh, se mi fai omaggio di quattro galline, io te la mando fuori. Sì, 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 va bene. Il lupo si recò nei pressi della casetta della nonna e cominciò a gridare. Capra Marianna, fuori di qua! Ma che capra Marianna fuori di qua? Rispose la capra. Ho i denti di ferro e corni all'antica, io te li conficco nella vita! Pure il lupo prese paura come la nonna. Scappò ululando con la coda fra le gambe, rifugiandosi nel bosco a piangere con la vecchietta. E piange, 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 piange. Passò nei paraggi un leone e chiese: cos'è, nonnina, che piangi? Anche a lui la nonna ripeté il motivo delle sue lacrime. C'è la capra Marianna nella mia casetta e non vuole più uscire. Bene, se mi dai un paio di buoi, io te la caccio fuori, affermò il leone. Sì, sì, rispose la vecchietta contenta, te li darò. Allora il leone, con una corsa, arrivò velocemente presso la casetta e ruggì a gran voce. Capra Marianna, fuori di qua! Ma che capra Marianna fuori di qua? Replicò con superbia la capra. Ho i denti di ferro e i corni all'antica. Te li conficco nella vita. Pure il leone prese una gran paura e scappò scuotendo la criniera. La nonnina, poveretta, fu costretta a rimanere nel bosco, lontano dalla sua casa. E piange, 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 piange. Dopo un po' di tempo, passò di lì un uccellino. Cos'è, nonnina, che piangi tanto? Le chiese. C'è la capra Marianna nella mia casetta e non intende più andar fuori, rispose la vecchietta. Bene, bene. Se tu mi dai una scodellina piena di miglio, io te la caccio via. Ma cosa vuoi fare tu così piccolino? Sono andati dapprima il lupo e poi il leone e non sono stati capaci di farlo uscire, lo informò la nonna. Bene, bene, lascia che ci provi anch'io. Va bene, prova ad andare e vedrai anche tu. L'uccellino volò fino alla casetta e con il becco bussò alla porta. Poi cantando disse: capra Marianna, fuori di qua! A chi, capra Marianna, fuori di qua? Ho i denti di ferro e corni all'antica, te li conficco nella vita! Gridò arrabbiata la capra. E io ho il becco storto e subito te lo pianto in un occhio, rispose deciso l'uccellino. Allora la capra Marianna si spaventò, piena di paura, raccolse i suoi zoccoli e la piccola carriola con dentro i suoi oggetti e scappò via, lontano, 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 lontano. L'uccellino allora andò a chiamare la nonna nel bosco, avvertendola di aver cacciato via la capra cattiva. Insieme ritornarono a casa e la nonnina volle che l'uccellino rimanesse sempre assieme a lei. Un giorno la nonna morì e l'uccellino, rimasto solo, visse soltanto pochi giorni. Poi anche lui morì. Fine della prima storia.
la capra Marianna. Ma adesso vi leggiamo la storia di un'altra nonna. O meglio, il trattore della nonna. Vediamo questa nonna cosa combina. La nonna e il nonno si svegliano all'alba. Prima o dopo il canto del gallo non importa, intanto quello fa a modo suo. Una volta canta alle 3.33, un'altra alle 6, una volta alle 15.47. Questi galli, sono più i galli di una volta. La mattina dopo una notte di pioggia, l'aria azzurra è il prato più verde. Il tetto della cascina sgocciola ancora, i conigli sgranocchiano e i maiali sono i più contenti. C'è fango dappertutto. Anche la nonna è felice. Ama i giorni dopo la pioggia. Una passata di lucida labbra, gusto lampone e via! Fuori di casa! Le piace mettere gli stivali alti, fare splash nelle pozzanghere e guidare il trattore grosso, quello rosso, con le ruote grandi. Poi prende dal garage il carro a rimorchio. Quest'estate, insieme a Davide e Caterina, gli hanno dato anche un nome proprio. Amico Tamagnun. Al trattore no. Un nome lo aveva già. Gliel'ha dato il nonno quando l'ha comprato. Signora Berta. Così la nonna, anche d'autunno, anche quando i nipoti sono in città, apre il garage e dice: buongiorno signora Berta, buongiorno amico Tamagnun, oggi c'è il sole, si va a lavorare! La nonna, insieme a Berta e Tamagnun, va alla collina alta a prendere i fichi, poi scende al piano per le mele, quindi va al campo a cogliere le pere. È l'ora di tornare. Prima però ci vuole una merenda di uva e mortadella e un passaggio al bosco a cercare mirtilli e funghi. Nel frattempo il nonno ha lavato i piatti della cena della sera precedente. E beh, c'è un film bello in TV, mica lo perderemo dietro l'acquaio, aveva detto nonna. Prima di lavare i piatti c'è il tempo per fare la marmellata di prugne al microonde. Oh, bastano 10 minuti e non si sporca niente. Nonno, l'hai imparato su internet. E impastare e infornare una crostata alle ciliegie. Poi ha raccolto il bucato sporco, l'ha messo in lavatrice, programma rapido, 30 minuti. Giusto il tempo per scaricare le mail e parlare un po' con gli amici lontani attraverso la radio. Trin, fa il forno, fa la lavatrice. È passato il tempo, si può stendere, fuori c'è il sole e un trattore in arrivo! Anche una torta. Niam! Fine! Due storie sulle nonne e i nonni. Bene, signori bambini, Charlie, ti sei addormentato? Ah no, sei attento. E allora noi vi salutiamo e ci vediamo domani. Ciao!